E ragazzi, eccoci qui a presentarvi il nuovissimo squad builder, ma perché vi sto portando uno squad builder? Ragazzi, prima di iniziare, infatti, vi volevo dire un 3 o 4 cose che poi in realtà sarebbero 2. Come prima cosa, lo so che vi avevo appunto promesso di cambiare, ma innanzitutto non ho tempo oggi per portarveli. E secondariamente, però, vi devo dire una cosa: sono felicissimo perché ho finalmente trovato dei video da portarvi, poiché appunto, come voi ben sapete, io in questi giorni sono stato a Romix. A Romix ho avuto la possibilità di incontrare un macello di persone e a tutti questi miei iscritti ho chiesto appunto, o meglio alla maggior parte ho chiesto appunto che video avrebbero voluto vedere sul mio canale, quindi so proprio che video portarvi. Come seconda cosa vi volevo dire che l'after movie del Romix arriverà non si sa quando, però lo voglio editare veramente bene perché mi sento casatissimo, veramente è stata un'esperienza che mi ha credo cambiato in positivissimo. E come terza ed ultima cosa vi volevo chiedere di lasciare un bel mi piace poiché mi fareste veramente felice, cioè se questo video arriva a 3500 mi piace si sboccia. Detto questo, direi subito di iniziare. Perché vi sto parlando uno squad builder? Perché a moltissime delle persone che ho chiesto appunto che video portare mi avevano detto o degli altri giochi che vi presenterò in un futuro oppure degli squad builder. Quindi carichissimo sono tornato a casa e ho detto facciamo uno squad builder e questo qua è quello che ne è uscito. È una squadra che sto provando a macello di tempo e secondo me va definita come il miglior 4-3-3 di FIFA. Perché infatti guardate un po' che squadra. C'è una squadra che in attacco, Krishna, Cristiano Ronaldo e Quaresma If, non può che partorire elefanti. Veramente è un qualcosa di eccezionale, ma andiamo a studiarla un po' più dal vicino. In porta utilizziamo Neuer, pagato 475.000 crediti, ma credo che adesso ne costino con Diaz 300.000 in meno, quindi è anche relativamente abbordabile, se possiamo così dire. Comunque Neuer secondo me è fortissimo. Come difensore centrale troviamo da una parte Boateng. Sif, non ho idea quello valutato 88, pagato la bellezza di 1.075.000 crediti. Ragazzi, e lui è un toro, veramente insuperabile. Infatti, ha 81 di velocità, 90 di difesa e 87 di fisico. Veramente è un qualcosa di eccezionale. A fianco a lui troviamo Pepe, che non veniva mai interrogato perché, infatti, ha un nome impronunciabile: Kepre Laveram Lima Ferreira. Comunque non c'è da dire niente, di Pepe abbastanza buggato, costa pochissimo, 73 di velocità, 84 di difesa e 83 di fisico, quindi niente male. Come terzino sinistro troviamo, come ho già più volte detto, uno dei miei preferiti del gioco. Troviamo infatti Willems, che non costa praticamente nulla e che comunque fa il suo compito, ha buone statistiche, infatti ha 82 di velocità, 72 di difesa e 76 di fisico. Come terzino destro troviamo invece Pereira, utilizzato più per intesa che per altro, però anche lui mi è abbastanza piaciuto, l'ho utilizzato per 15 partite, mi ha fatto un assist, anche lui fa il giusto, quindi non mi lamento. Passiamo adesso al centrocampo. Da una parte troviamo Wijnaldum, in centro troviamo Khedira e dall'altra parte troviamo Danilo. E ragazzi, sto Danilo mi ha proprio stupito, perché infatti sembra un giocatore non molto forte statisticamente parlando, perché infatti ha solo 67 di velocità, ma in game sembra veramente un bue. Cioè, questo 67 di velocità sembra più un 75. Poi presenta 74 di difesa e 84 di fisico, che sono statistiche per un centrocampista veramente ottime. Poi Khedira, ragazzi, non ho parole. Il centrocampo, ecco, può sembrare lento, ma vi assicuro che vi troverete benissimo. Khedira potete utilizzare anche cross, ma Khedira, ragazzi, mi sono innamorato subito di questo giocatore. 83 di difesa, 86 di fisico. Mi piace un macello perché? Perché in questa posizione prende quasi tutti i colpi di testa relativi ai rinvii, li prendono o lui o Cristiano Ronaldo. Quindi praticamente ogni rinvio sarà vostro, poiché infatti avete due cavalli. Poiché infatti avrete due cavalli a centrocampo. Come altro CCOC, come ho detto, utilizzo Wijnaldum, il Giorgino Wijnaldum, che per me su questo FIFA è un fenomeno, ha statistiche della Madonna, ha anche 4 stelle di piede e 4 stelle di mobilità, quindi niente da dire. Passiamo adesso all'attacco. Da una parte troviamo Krishna, che ormai è introvabile. Io infatti devo ringraziare Raffaele, che appunto me l'ha dato. Lui l'ho pagato 8.000 crediti. E ragazzi, lui è un fenomeno. 5 stelle di mobilità, 4 di piede debole, 8 partite, 6 gol e 2 assist. Veramente incisivo e un po' molare. Passiamo adesso a Quaresma. Quaresma in forma, ha pagato 75.000 crediti. Se devo essere sincero, da lui mi aspettavo un filo di più. Però ragazzi, è comunque fortissimo. Poi vabbè ragazzi, anche lui ha 5 stelle di mobilità, 4 stelle di piede debole e comunque statistiche veramente buone. Ma andiamo a vedere il gioiello di questa squadra, Cristiano Ronaldo. Ragazzi, vi avevo detto che Agüero Second Def era secondo me l'attaccante più forte. Non c'è storia con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo su questo gioco è un qualcosa di ineguagliabile. È veramente un fenomeno. 16 partite, 28 gol e 9 assist, 5 stelle di mobilità, 4 di piede debole. E ragazzi, questa qua è la squadra. Io direi da adesso di banciare le bande e andare subito a provarla. E ragazzi, ci siamo, andiamo a vedere il primo sfidante che, come potete ben vedere, ha la squadra che si chiama 20K.
Poi però ha Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Bale, Neymar. Mamma mia, questo è un fenomeno. Ci siamo, palla subito a Quaresma. Cavallo selvaggio Quaresma che boh, lì, bello. E Cristiano Ronaldo ha già rubato un pallone. Cristiano Ronaldo con le skill vede Danilo, che come ho già più volte detto è un toro. Danilo ci porta subito in vantaggio, 1-0, ve l'ho detto. Statisticamente parlando può sembrare un giocatore scarso, ma in realtà è un fenomeno. Così Kisna vuole l'azione personale, scatta 2, avanza, ancora Kisna, mamma mia fenomeno, 2-0 al 31esimo. Quanto è forte Kisna, buono così. Stiamo calmi, palla per Danilo che ne scarta 1. Danilo per Ronny ne scarta una anche lui, 3-0 al 37esimo, sta diventando troppo facile. Madonna che intervento, ma no. Dai, eccolo, intramontabile Danilo, cosa farà, cambia gioco così per e vede Kisna, scarta 1, scarta l'altro, Kisna, scarta, oh mio Dio, madonna mia, li abbiamo saltati tutti, 4-0, non c'ho neanche più voce ragazzi, è preoccupante, ottimo così, 4-0. E secondo sfidante di oggi utilizza una BPL 4-2-3-1 con il Bomber e il Kun Aguero in attacco, bravissimi così. Dai Ronny, bravo, e c'è il gol di Cristiano Ronaldo, 1-1, buono così, e prendiamocela sta partita, bravo Ronny. Bravo, no, è troppo forte, è illegale da sto... Madò, ma non ci credo, che gol ha fatto, ma è fortissimo, 2-1, buono così. E ragazzi, detto questo, il video è terminato, spero che la squadra vi sia piaciuta, vi invito, come ho già più volte detto, a lasciare un bel mi piace, ci si sente nei prossimi giorni con video nuovissimi, o meglio, tipi di video che non avete mai visto. E detto questo, io vi saluto e vi dico potente a palla nel prossimo video. Ciao a tutti!